Buonasera a tutti e a tutte, un saluto alle autorità presenti, agli onorevoli, ai dipendenti di ERA, ai cittadini, un grazie davvero sentito dall'amministrazione comunale per essere qui in questa serata. Noi abbiamo fatto una celebrazione ufficiale in Consiglio Comunale del centenario della costituzione delle aziende elettriche modenesi, ma abbiamo ritenuto che fosse importante dare un segnale a tutta la cittadinanza dell'importanza di questo anniversario. Abbiamo voluto quindi una serata che guardasse al passato con l'ambizione poi di provare a trasmettere perché le ragioni di ottimismo che ci spingono anche in un periodo così denso di difficoltà a guardare con l'auspicio insomma di poter garantire ancora ai nostri cittadini il benessere di questa città. Se Modena all'inizio del Novecento aveva un primato pessimo che era quello della mortalità infantile a causa della mancanza della rete fognaria e dell'acquedotto, oggi sapete siamo al primo posto nella classifica del Sole 24 Ore per la depurazione delle acque che viene effettuata al 100%, il 100% dei cittadini possono essere serviti dall'acqua che noi vogliamo chiamare acqua del sindaco. Abbiamo scelto questa sera di parlare dei 100 anni dei servizi pubblici locali a Modena attraverso anche immagini, parole e immagini della nostra storia e di oggi, è anche il sottotitolo della pubblicazione che vi è stata consegnata all'ingresso. Non so se avete avuto occasione di sfogliarla, ripercorre questi 100 anni soprattutto attraverso un archivio fotografico reperito attraverso l'archivio comunale, l'archivio di ERA, e quindi ci restituisca un percorso non solamente di immagini storico ma anche un vero e proprio percorso sociale di importanza per i cittadini e per noi amministratori, che ci sprona a guardare in avanti, ripeto, con ottimismo. È la storia di un secolo di impegno del Comune di Modena per la gestione dei servizi pubblici locali, che ha accompagnato anche un'evoluzione importante a livello culturale dei progetti, delle azioni delle amministrazioni sull'ambiente urbano. Lo sappiamo, acqua, energia, rifiuti sono aspetti essenziali della vita di una città contemporanea e davvero molto sentiti giustamente dai cittadini perché sono fattori strettamente connessi al loro benessere. È quindi fondamentale una relazione positiva tra tutti i soggetti istituzionali che devono governare i processi, governare le città, le istituzioni sovradeterminate che devono pianificare i servizi e appunto i gestori. La municipalizzazione quindi a Modena ritengo abbia significato un presidio sulle politiche industriali, ma in particolar modo sulle politiche ambientali, sperimentando, anticipando dei progetti che hanno visto la nostra città ai primi posti per il governo dell'ambiente urbano. Dicevo, l'azione per l'ambiente, per l'energia, per l'acqua, per i rifiuti, quella delle municipalizzate oggi multi-utility, pur cambiando in maniera sostanziosa la forma giuridica, l'assetto industriale, ha mantenuto qualche cosa, io credo, di assolutamente unitario nel proprio percorso, che è una mission di fondo che non si limita a gestire i servizi per trarne un guadagno, ma che promuove la responsabilità collettiva verso una qualità dell'ambiente urbano, una qualità che si vuole migliorare, e anche promosso cultura della tutela del territorio. È così che quindi i progetti dell'amministrazione hanno potuto negli ultimi anni svilupparsi ed assumere una concreta efficacia. Penso ai progetti per la raccolta dei rifiuti in maniera sempre più differenziata, per il risparmio energetico e per le energie rinnovabili, per un uso consapevole dell'acqua che iniziano a dare davvero dei frutti interessanti e per stili di vita che siano ecologicamente più sostenibili e corretti per il rispetto delle future generazioni. Io nel ringraziare Vanni Bulgarelli e tutta la SOT di Modena per il contributo della serata, io cedo la parola e credo che sarà una bella occasione per tutti noi per riscoprire alcuni aspetti che forse pensavamo di aver scordato. Ma quando ormai diversi mesi fa con il sindaco abbiamo pensato proprio di fare una serata di questo genere, abbiamo pensato di farla tra l'altro al Supercinema estivo, quindi luogo quanto mai evocativo, poi per una serie di ragioni e organizzative siamo arrivati a questo 21 ottobre, pensavamo proprio ad una serata che fosse in qualche modo una festa cioè di una comunità
che nel corso di questo secolo ha messo direttamente il suo impegno per una modernizzazione della sua città. Lo ha ricordato giustamente l'assessore, com'era la situazione socio-economica e quindi anche igienico-sanitaria della città un secolo fa, esattamente 100 anni fa, e fino a farne nel corso dei decenni, soprattutto negli anni 50 e 60, una delle più avanzate realtà europee, anche per quanto riguarda la qualità e l'efficienza dei suoi servizi. L'abbiamo pensato esattamente come un duplice patrimonio, un patrimonio della città, perché il rapporto tra l'azienda, le aziende e la città è sempre stato un rapporto molto stretto, un legame molto forte, vissuto direttamente a coloro che lavoravano nell'azienda, come la si chiamava semplicemente a Modena, ma anche vissuta così dai cittadini, dalla comunità. È un patrimonio prezioso che poi nel corso del secolo, in modo forse non sempre conosciuto e noto, per questo abbiamo cercato di fare anche questo semplice testo, la storia delle aziende municipalizzate di Modena è stata fatta già egregiamente dal professor Giuntini, che abbiamo qui con noi stasera, ma dicevo è stata già egregiamente raccontata, non volevamo rifarla con quel dettaglio, volevamo dare davvero il segno di un incontro che a un secolo dalla costituzione delle aziende elettriche municipalizzate si riconferma, pur in un contesto radicalmente diverso, in questo rapporto tra la città, la comunità e i servizi pubblici, che nel corso del tempo sono cresciuti. E anche perché credo sia importante sottolineare il fatto che Modena parte, appunto, nonostante i problemi che ricordava l'assessore igienico-sanitario, parte con una municipalizzata che si occupa di produrre energia elettrica e di far girare i primi tram elettrici a Modena, sui binari. Nasce così le aziende elettriche modenesi. Poi nel 1919 arriva la municipalizzazione del gas, altro aspetto fondamentale, importantissimo. Poi nel 1942, quindi in piena guerra, si unificano le due aziende e nasce la MCM, e poi, cosa che spesso viene dimenticata, si costituisce nel 1963 l'AMNU e poi alla fine degli anni 60 AMNU, ma ripeto, cosa un po' dimenticata è che per tre anni dal 70 al 73, nel 74 passa invece l'MCM, c'è un'azienda che si occupa dell'acquedotto, perché fino al 69 l'acquedotto era gestito dal privato che aveva vinto la gara nel 36. E poi l'evoluzione continua, non finisce, con un fatto molto importante, significativo, e cioè con la fusione delle due aziende. Vedo qui Mariangela Bastico, si ricorda molto bene di quella discussione di quegli anni, la fusione delle due aziende, che era una questione che era sul tavolo da tanto tempo, e che alla vigilia dell'elezione del 95 viene di fatto assunta come decisione politica, poi realizzata dal sindaco Barbolini, che saluto e ringrazio della sua presenza, e quindi prosegue questo lavoro con la costituzione di Meta, uno dei pochi esempi di, come si dice adesso, multi-utility, cioè di azienda pluriservizi, che continua ad avere questa continuità. Poi la storia è più recente, il passaggio di Meta nella quotazione in borsa, quindi la quotazione in borsa veniva già prima della fusione con ERA, la fusione con ERA, ma ancora, voglio ricordare e sottolinearlo, l'allargamento al territorio. Non è più l'azienda solo del comune di Modena, della città di Modena. In questo passaggio, con la costituzione di Meta, confluiscono dentro la società 15 comuni del territorio modenese, della montagna, di altri comuni, e nel 2007 si aggiungono anche la SAP, i comuni del comprensorio delle ceramiche. Saluto l'ultimo presidente di SAP, Gianferrari, lo ringrazio di essere qui. Cioè un percorso, come dire, che ha una sua continuità, che ha mantenuto questa caratteristica, in cui la città a un certo punto esce dai suoi confini e affronta in termini più ampi, sull'area vasta, quello che è un elemento fondamentale della nostra realtà. Mi capita spesso di dire che i nostri servizi per spesso non si vedono, perché sono sottoterra gran parte, si vedono solo quando non funzionano. Quando funzionano nessuno ci fa caso, quando funzionano si dà per scontato che funziona, quando non funzionano si capisce qual è la loro importanza e che lavoro c'è dietro. Ecco, mi piace ricordare e sottolineare che questa storia è una storia di persone, è una storia di lavoro, è una storia di impegno, è una storia di dedizione fatta dagli amministratori lungimiranti, da tecnici competenti, da lavoratori, da operai, da,
da persone che hanno misurato quotidianamente il loro impegno per costruire questo patrimonio, un patrimonio che tuttora vive. Ringrazio per questo motivo il sindaco e ovviamente l'assessore per aver collaborato e costruito insieme, aver creduto, diciamo, in questa idea che abbiamo tempo fa suggerito. Ringrazio il presidente, appunto, qualcuno dei presidenti che vedo, ringrazio di essere qui presenti, penso a Breno Pinotti che è stato presidente dell'AMIU, a Silvano Righi che è stato prima presidente dell'AMIU, ad Adelio Peroni che è stato per lunghissimo tempo il direttore, il mastro dei rifiuti, insomma, no? Che ha costruito insieme ai presidenti un'azienda di punta, e naturalmente ovviamente ingegner Benassi che è qui con noi, il presidente Stagi che è stato appunto uno dei presidenti del passaggio a Meta, Vincenzo Imbeni che è stato il primo presidente delle due aziende insieme nel 94 a dimostrare la volontà appunto di andare ad arrivare alla fusione, e il presidente Bisoni che è quello che ha costruito le precondizioni per la quotazione in borsa. Ovviamente ringrazio tutti quanti gli altri che sono presenti, assessori, coloro che hanno reso possibile in tempi più recenti la costruzione di una grande realtà, e ringrazio ovviamente Ruggero Po che condurrà la serata di stasera, che ha accettato il nostro invito e ne siamo molto contenti. Molti di voi ormai l'hanno imparato a conoscere non solo come giornalista della nostra realtà modenese, prima di Radio Bruno e poi di DRC, da molti anni alla RAI, conduttore di Radio Anch'io, quest'anno ha ricevuto il premio per il miglior giornalista radiofonico e questo ci fa ovviamente onore per questo riconoscimento. Lo ringraziamo davvero di questa disponibilità. E vorremmo iniziare partendo, come dire, a ritroso, e cioè cominciamo con un breve video che racconta di quello che è oggi quella realtà che in tutti questi anni si è costruita, di che cosa significa oggi per una realtà territoriale molto più ampia, che dopo aver varcato i confini della città, essere sbarcata nella provincia, ha varcato i confini della provincia, è diventata parte fondamentale di un grande gruppo che è il gruppo ERA, che ringrazio ovviamente tutti i suoi dirigenti per aver creduto in questa iniziativa e nell'opportunità di fare questa iniziativa, perché il punto fondamentale è capire che questa storia ha una sua continuità. Sono cambiate le leggi, è cambiata la città, è cambiato il paese, è cambiato il mondo, ma c'è una continuità che lega il gruppo ERA oggi nelle sue politiche industriali, nelle sue azioni al territorio, lega la qualità dei servizi all'impegno e alla dedizione per lo sviluppo sostenibile, per la qualità dei servizi e per nel rapporto con i cittadini. In questo pezzo, in questa tradizione, in questa storia c'è tanto della storia che noi abbiamo vissuto in questo secolo, ed è questa continuità che ci piace sottolineare mandando, se possibile, questo piccolo video che inizia che è il video iniziale di questa nostra serata, a testimonianza appunto del lavoro così come oggi lo rappresentiamo e lo realizziamo.